Il paese, il suo paese, già quasi buio, le finestre illuminate, l'odore della campagna circostante, poche persone per strada. Non appena si inoltrò fra le case, le prese con una difficoltà a respirare. Angoscia? Non esattamente. Era una mano invisibile che le stringe la gola ogni volta che torna in paese. Poco dopo un sussurro la raggiunse alle spalle, come una mosca che ronzasse nell'aria vicino a una finestra o nel buio di un portone. Forse sarebbe dovuta venire più tardi, quando la gente era già rientrata. Con l'ultimo autobus, sta fresca, e ritorno? Allora resto a dormire qui. Ho una casa e un letto. La sua casa con le persiane abbassate. Nella parte inferiore della facciata si vedevano due cartelli. Uno, dall'aria recente, annunciava un concerto a San Sebastian e l'altro, scolorito, con brandelli strappati, il Gran Circo Mondial, proprio dove una mattina era apparsa una delle tante scritte. Ciao en zoom, pim pam pum. Premio nazionale per la narrativa, premio Strega Europeo, premio letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa, premio per la cultura mediterranea. Cari lettori, non credo di esagerare se qualifico il romanzo di oggi uno dei migliori libri di questo decennio. Sto parlando di Patria, dello scrittore basco Fernando Aramburu. Nato a San Sebastián nel 1959, laurea in filologia, lascia la Spagna negli anni 80 ed emigra in Germania, dove tuttora vive. Al suo attivo una decina di romanzi, oltre ai numerosi saggi, poesie e racconti per l'infanzia. Patria è stato pubblicato nel 2016, tradotto in più di 30 lingue. Nel 2020 il romanzo è stato adattato per una serie televisiva andata in onda su HBO. In un vecchio quaderno l'autore aveva annotato un fatto di cronaca che l'aveva colpito. Una vedova aveva chiesto al gruppo terroristico ETA che l'aveva assassinato il marito di domandarle scusa per quel gesto atroce. Da quell'immagine è partito il romanzo. In Caglia Urbieta sentì il proprio nome. Lo sentì chiaramente, ma preferì non voltarsi. Accelerò persino, ma non le servì a nulla. Passi veloci la raggiunsero alle spalle. Vittori, Vittori! Quella voce risuonava troppo vicina per continuare a fingere di non averla sentita. Lo hai saputo? Dicono che smettono, che non faranno più attentati. Vittori non poté fare a meno di ricordare i giorni in cui quella stessa vicina evitava di incontrarla sulle scale o aspettava all'angolo della strada per non incrociarla sul portone. Che smettano di far soffrire la gente e difendano la loro causa senza ammazzare. E dal momento che Vittori, muta, non mostrava nessuna intenzione di voler continuare il dialogo, la vicina si accomiatò come pressata da una fretta improvvisa. Di lì a poco suonò il telefono. Sabiere eccitato, ama, ama, che accendesse il televisore! Sullo schermo vide i tre incappucciati con il basco seduti a un tavolo. Estetica da Ku Klux Klan. Tovaglia bianca, striscioni patriottici, un microfono e pensò: la madre di quello che parla riconoscerà la sua voce? Provava un odio profondo per quelle immagini che oltretutto le stavano rivoltando lo stomaco, incapace di sopportarle. Spense il televisore. Partendo dal momento in cui l'organizzazione terroristica basca ETA annuncia in TV la cessazione definitiva della sua attività armata in Spagna, l'autore ripercorre i 30 anni di imposizione del terrore nei Paesi Baschi e lo fa attraverso 9 personaggi, i componenti di 2 famiglie un tempo amiche e poi separate dall'odio a seguito di un evento drammatico che le coinvolge entrambe. Lo scenario principale degli eventi è un piccolo paese nel profondo Euskadi, nella provincia di Gipuzkoa, dove vivono le due famiglie protagoniste. Per raccontare la storia, l'autore ha usato quella che lui chiama la tecnica del puzzle. A ogni personaggio e alla sua storia vengono dedicati 3 capitoli in sequenza, per poi passare la staffetta a un altro dei protagonisti, e così a turno fino alla fine del libro. Questo rende il romanzo molto scorrevole e, nonostante non ci sia un ordine lineare del tempo né un'unica voce narrante, il meccanismo del racconto è pressoché perfetto. La storia si compone e si completa proprio come in un grande puzzle, dove ogni tessera è esattamente combaciante con quella intorno e nessun personaggio resta in sospeso. Insomma, un'opera di ingegneria. Le 4 del pomeriggio. La mattina non erano uscite per la solita passeggiata per colpa del brutto tempo.
Seduta sulla sedia a rotelle davanti alla finestra del balcone, Arancia guardava in strada. Pomeriggio grigio, vento ululante, Arancia, annoiata, arrabbiata, scrisse sull'iPad: «Portami in bagno». E in bagno, non appena si trovò davanti allo specchio, disse a gesti alla madre di andarsene. «Prima ti rifiutavi di guardarti, adesso ti vuoi guardare in continuazione». Arancia batté le lettere con un dito collerico: «Non devo darti spiegazioni». La madre uscì dal bagno stizzita: «E mica te le ho chieste!» Porta sbattuta e Arancia chiusa dentro. Non le importava. Che schifo di madre, sta fresca se crede che così mi punisce. Il desiderio di Arancia si chiamava solitudine. Il suo desiderio più grande è essere finalmente da sola, fuori dal campo visivo di consiglieri, di spingitori di sedia, di alimentatori, protettori e persone in linea generale servizievoli che sfoggiavano di continuo con lei le loro prodigiose, muoio da ridere, doti di pazienza nelle sue diverse sfumature. La pazienza affetto, la pazienza compassione, la pazienza fastidio mal dissimulato, la pazienza rancore per non aver fatto loro il piacere di morire. Andassero a fanculo, dal pomeriggio della disgrazia non è più padrona della sua vita e lei voleva stare da sola, cazzo, da sola. Le figure femminili del romanzo, Vittori e Miren, le madri, e Arancia e Nerea, le figlie, hanno un ruolo fondamentale nella storia. Sono le artefici della rottura e della riconciliazione. Rappresentano la fetta di società che ha subito probabilmente le conseguenze più dure a lungo termine. Le vedove, le madri dei militanti, le sorelle, le mogli, quelle che hanno sofferto l'emarginazione e la pressione da parte dei loro concittadini. Mi ha colpito molto il fatto che una gran fetta della popolazione considerasse le vittime di ETA e i loro familiari colpevoli della carcerazione e della latitanza dei membri della stessa, in un paradossale ribaltamento dei ruoli. Siamo vittime dello Stato e ora siamo vittime delle vittime, dichiara uno dei protagonisti. Certi brani sono delle vere antologie, dei concentrati di poesia assolutamente privi di retorica. E d'altronde in tutto il libro non c'è un solo riferimento alla politica, nessuna presa di posizione. L'autore focalizza soprattutto l'aspetto umano, intimo e individuale dei personaggi coinvolti nella vicenda. Come dice lui, gli interessava dire come mangiavano, se pioveva, se c'erano le mosche, se hanno pianto. Il lavoro del romanziere, dice, è raccontare ciò che ha a che fare con le emozioni. Solo verso la fine del libro, attraverso un personaggio che incarna uno scrittore durante una conferenza, emergono quelle che forse sono state le sue motivazioni nella stesura del libro. Come lettrice ho vissuto con particolare coinvolgimento l'isolamento progressivo e l'emarginazione da parte dei compaesani che inghiottisce quella che sarà la vittima, le dicerie sul suo conto costruite ad hoc, le scritte denigratorie sui muri, concentrati in un capitolo che di per sé è un capolavoro di scrittura. Bellissime anche le riflessioni dell'assassino, che l'autore, lungi dal voler giustificare, riesce comunque a dotare di volume umano. In altri tempi avrebbe cercato il dibattito, lanciato una filippica, adesso parlava il necessario, qualche giorno neanche quello. Era diventato solitario, ansioso, sembrava tranquillo, la sua era la tranquillità dell'albero caduto, la sua deliberata solitudine, quella di un uomo sempre più stanco e altrettanto diffidente. I suoi rimugini, quelli di una coscienza in cui a poco avevano smesso di risuonare slogan, argomenti, tutti quei rottami verbali sentimentali con i quali per lunghi anni avevo oscurato la propria verità intima. E qual era questa verità? Quale deve essere? Che aveva fatto del male, aveva ucciso? Per cosa? E la risposta lo riempiva d'amarezza. Per niente. Stava crollando a poco, il duro, il primo a iniziare gli scioperi della fame e l'ultimo a interromperli, quello che prendeva la parola nell'assemblea per sminuire i detenuti che abboccavano all'amo del reinserimento. Però un uomo può essere una nave, con lo scafo d'acciaio, poi passano gli anni e si formano delle incrinature. Di lì passa l'acqua della nostalgia, contaminata di solitudine, l'acqua della consapevolezza di essersi sbagliato e di non poter rimediare all'errore. E quell'acqua che corrode tanto, quella del pentimento che si sente e non si dice per paura, per vergogna, per non fare brutta figura con i compagni. E così l'uomo ormai, nave incrinata, andrà a picco da un momento all'altro.
Definito un poeta che ha tradito la poesia con la prosa, Aramburu si colloca al centro del dramma per raccogliere tutte le voci dei personaggi e formare questo gigantesco affresco di realtà umane. Il libro è un documento e non un'accusa, come lui stesso ci tiene a precisare, e se un'accusa dovesse esserci, sarebbe quella contro ogni forma di dolore. Certo, non ci sono vittime senza aggressori, ma lui ha voluto comunque presentare entrambi, interessandosi alla condizione umana e facendolo con lo strumento delle parole. Per restare completamente al margine dei fatti narrati e limitare al minimo il suo intervento, ha omesso prologo e dediche, lasciando il lettore da solo davanti al libro nella condizione di chiedersi come avrebbe reagito lui nei panni di uno dei 9 protagonisti. In un'intervista ha detto che il fattore emotivo è fondamentale per il successo di un romanzo. Se non smuove qualcosa nella coscienza del lettore, è destinato a fallire come rappresentazione di una realtà umana. Un romanzo indimenticabile, ancora più bello dopo una seconda lettura. Il grande Vargas Llosa l'ha definito persuasivo, commovente e brillantemente concepito, e non è un uomo da tanti complimenti. Ottima la traduzione all'italiano e di grande aiuto il glossario col significato delle parole in euskera presenti nel libro. Se devo fare un appunto, solo il finale avrei desiderato più prolungato, ma d'altronde un bellissimo libro è come un caro amico che non vorresti mai lasciare, anche il momento del saluto vorresti che non finisse mai. La frase che ho scelto dal libro è forse la morale dell'autore ai sanguinosi fatti che hanno scosso la Spagna in quei lunghi 30 anni di terrorismo ETA. È legge della vita. Alla fine vince sempre l'oblio. E con questo vi saluto e vi auguro indimenticabili letture.